Ciao ragazzi, io sono Celofesis e oggi siamo qui con Magicite, un giochino che farò ogni tanto come Antarned o Terraria. Farò questo gioco perché Antarned e Terraria sono entrambi in pausa, anzi Antarned l'ho finito, cioè non ci giocherò più finché magari non si aggiorna, e lo stesso vale per Terraria, quindi direi di fare qualche partita su questo gioco. Direi subito di mettere il nome. Sì. Era meglio. Allora, praticamente ho giocato un pochino per sapere i comandi. Nel frattempo ho sbloccato questi tizi. Credo che voi tutti lo conosciate. E come Terraria, soltanto che siamo dentro dei dungeon, dobbiamo superarli. Ci sono pure dei cappelli. Sì, sì, non lo sapevo. Ok. Bene, companion. Non ne ho di companion. Molto bene. Ok, dobbiamo scegliere qui il nostro stato, dire di HP prendere 6, se comunque, e di attacco almeno 4. Ecco, ma la difesa deve essere sufficiente. No. Non riesco a trovare una cosa decente. Dai, direi che questo può andare bene. Creiamo! Creiamo. Tanto. Ok, praticamente si comincia così. Io ho tre cose completamente a caso che ti danno all'inizio. Cos'è questo? Cosa mi rappresenterebbe? Come si apre l'inventario? Capito, non lo so. R. Ok, cos'è questo? Un strung. Uno string. Ho fatto un arco. Molto bene. Direi di procedere verso il basso. Prendiamo la legna. Uccidiamo lo slime. Che ci ha droppato? È vero con R. Queste due cose qui, che unendoli si fa la pozione. Ok. Dobbiamo fare un piccone, come caspita si fa il piccone più? Così mi sembra. No, ci vuole ancora qualcosa. Sì, ci vuole un altro di questo. Ecco qua il piccone. So già un pochino di crafting, giusto perché ci ho giocato un po'. Ok, sono tutti dei dungeon così, poi cambiano le texture delle cose. Che cos'è questa roba? Posso prenderlo? Un fungo. Le prime cose da fare sono raccogliere le rocce. E il legno, naturalmente. Il legno ci deve essere sempre in questi giochi. Ok, direi di fare la prima spada abbastanza forte. In teoria si faceva così la spada. Sì. Che genio, mi ricordo tutto. Ok, questa spada qui ha 10 di danno. Che è già un pochino. Ma neanche tanto. Poi dobbiamo fare dei picconi più forti, potenziarci perché salire di livello cose varie. Oh, mi ha fatto male uno slime, seriamente? Non mi ha mai fatto male uno slime. Ecco, come vedete, siamo appena saliti di livello. Se non mi sbaglio, il cappello che ho dovrebbe far sì che possiamo droppare più minerali dalle cose. Dai, Peter. Lì c'è un procione infernale. È un procione, sì, un cinghiale. Cerchiamo di ucciderlo. What's up? Se lo uccido magari mi dà un casino di esperienza, proviamo. Olè. Oh, lei. Oh. Ahia, mi ha fatto male. Muori. Ho capito come fare. What's up? Gnam! Vediamo un pochino se abbiamo delle cose per fare qualcosa. Mysterious Potion. Più 3 di mana. Benissimo. Ah, mi ha ridato pure la vita. Wah! Wah! Oh, muori. Vieni qua. Voglio vedere un po' che abbiamo fatto. Ok, possiamo fare delle altre pozioni.
poi unirle per una big potion. Visto che ci siamo fatti anche così. Si può fare pure il doppio salto, è vero, mi sono dimenticato di dirvelo. Muorisciti. Muorisciti. Ah. Vediamo un po' quanti ossa abbiamo. Abbiamo abbastanza, quindi possiamo fare così. Direi di fare il piccone di ossa. Sì, dai. È come un piccone di pietra, mi sembra, quindi può prendere più minerali. Come vedete. Ecco appunto, abbiamo appena preso il ferro, mi sembra. Che poi possiamo cuocere da qualche parte per far diventare ferro lavorato e poi mangiarlo. E sì, mangiarlo. Utilizzarlo per fare armi. Ah, dolore. Whatsa? Vieni qua. Ok, vediamo un pochino dove siamo. C'è un primo mostro strano lì. Un ragno gigante. Your stomach begins. Il mio stomaco ritorna. Non so cosa vuol dire begins. Mi sta tipo un'ape che ha fame. Level up. Questo. Molto bene, non so che caspita sia. Ok. Poi vedrò che cosa serve. Il mio stomaco begins. Quindi devo mangiare questo. Faccio cacca, lol. Non, ok, il mio stomaco non begins più. Poi per finire mettiamoci questo qui. Ah, sta ancora registrando. Ok, volevo vedere che punto era con il video. No. Ah, che stupido, perché non l'ho preso con questo? Magari era un minerale strano, siccome era d'oro. Appunto, forse era oro. Io le api le eviterei. No, non devo prendere con questo. Via, via. Eccole! Muori. Ma, ti ho schivato, eh. All'attacco! Ah, queste qui sono forti. Vediamo un po', possiamo fare qualcos'altro? No. Ecco, adesso siamo nei guai perché abbiamo finito le cose per fare le pozioni. Oh, maiale! Raw carne! Oh, caspita! Per la sanità mentale, che caspita è sto coso? Non l'ho mai visto. Ah! Fatto malissimo, mia. Fatto malissimo, mia. Ok, possiamo decidere quale porta entrare. E questa è la fine del dungeon. Vediamo, direi di entrare in questa. Ok, abbiamo trovato un villaggio. Cosa possiamo comprare? Possiamo comprare la spada di gallina! Vieni qua, gallina. Non scappare da me. Potremmo comprare la spada di quella cosa lì. Non c'è il tizio che cuoce il ferro, no. Non è questo almeno. Ok, ecco qua. Mi sembra qui. Sì, appunto. Mettiamo due di questi. Ora quanto ferro ci facciamo? Tanto. 4. E così possiamo fare la spada ferrosa. Tada! Ancora più potente. La spada di osso mi sa che non va, non fa un granché. Abbiamo un casino di pietra. Questo tipo non si può cuocere da qualche parte. No.
Aspetta. Possiamo fare le armature di pietra, mi sa. Sì, ma facciamo quello sotto. Sì, ecco qua. Ora abbiamo anche un'armatura. Bene, siamo pronti per proseguire. Tu sei me, solo senza cappello. No, mi dispiace. Non volevo farlo. Posso uccidere davvero le persone? Almeno mi danno soldi. Davvero mi danno soldi? Sì, mi danno i soldi. È una cosa crudele, ma io la devo fare. Perché sennò non so dove trovarli, molti soldi. Però i venditori non posso uccidere. Ho ucciso il mio clone. Ok, direi di proseguire. Ma nel prossimo episodio. Ah, praticamente mi sono dimenticato di dire che in questo gioco, una volta morti, non si può più rinascere. Bisogna ricominciare tutto da capo. Quindi, non so se la serie andrà avanti a lungo. Comunque, ciao al prossimo episodio.